I dati confermano un rallentamento dell'economia mondiale. In generale, il PIL nel 2011 è cresciuto soltanto, il PIL mondiale, del 3,9%, mentre invece l'anno precedente avevamo avuto una crescita del 5,3%. I dati italiani invece sono ovviamente più contenuti, ma mostrano ugualmente una situazione di riduzione di crescita. Nel 2011 troviamo uno 0,4% contro un 1,8% dell'anno precedente. In Italia l'incertezza che caratterizza il clima del momento, insieme al fatto che abbiamo una capacità produttiva rimasta inutilizzata, sta contraendo la tendenza di investire delle imprese, peraltro frenata anche dalle difficoltà sul mercato del credito. Rispetto alle percezioni delle imprese, si avverte che tensioni sul mercato del credito si sono registrate nel 2011 soprattutto per le imprese di piccola e media dimensione, e che invece si è avuto un allentamento di queste difficoltà per le imprese medio-grandi nella prima fase del 2012. Nel 2011 il tasso di inflazione è raddoppiato e questo incremento ha riguardato soprattutto i beni che sono più frequentemente acquistati. Sul versante del mercato del lavoro, dopo un biennio di decrescita, nel 2011 si registra una crescita che tuttavia è da attribuirsi prevalentemente alla componente straniera, mentre invece si è avuta una riduzione su quella italiana. Si riduce anche l'occupazione giovanile, come anche la componente dei lavori a tempo indeterminato e di quelli a tempo pieno. Per converso, ovviamente, si vede una crescita del part-time, che tuttavia è da attribuirsi soprattutto a una componente involontaria, cioè di soggetti che accettano questo tipo di lavoro a tempo parziale in attesa di un'opportunità per averne uno a tempo pieno. In particolare poi sono aumentati, seguendo la tendenza del 2010, i contratti a tempo determinato e le collaborazioni che hanno soprattutto interessato periodi di tempo contenuti, cioè entro 6 mesi, mentre invece si vede una riduzione di quelli per periodi più lunghi, cioè oltre l'anno. Dal lato della spesa per consumi, la debolezza di questa componente è stata legata alla riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, nonostante sia stata da parte di queste combattuta con un'erosione del risparmio che ha portato una lenta progressione della riduzione della propensione al risparmio, che ha toccato il valore dell'8,8%, più basso dal 90%. Si è assistito però alla fine dell'anno a un'inversione di tendenza, è leggermente risalita, si è andati verso il 9,1%, è possibile che questo sia la conseguenza di un atteggiamento psicologico differente, di maggiore insicurezza, che porta a ricostituire il risparmio precedentemente eroso e che tuttavia da un altro versante porta a una riduzione della domanda di beni di consumo, che è suscettibile di innescare un circolo vizioso rispetto alle condizioni generali della crescita dell'economia, le cui dimensioni ovviamente non è possibile per il momento prevedere. Nonostante le condizioni avverse, dal lato dei nostri conti pubblici si riscontrano dei segnali positivi e in particolare l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è continuato a scendere e ha raggiunto gli obiettivi coerenti con quanto previsto dal documento di economia e finanza dello scorso anno. Per l'Italia questo miglioramento, cioè la diminuzione del rapporto indebitamento su PIL, è da ascrivere soprattutto a un incremento delle entrate che ha più che compensato la crescita delle spese. In particolare abbiamo, in termini di incidenza sul PIL, che le entrate sono cresciute di un decimo di punto percentuale, mentre le spese sono scese, hanno usato un calo di 0,6 punti percentuali. Il saldo primario è risultato positivo, è pari all'1% del PIL, e sotto questo aspetto tra i grandi paesi solo la Germania ha fatto meglio di noi. In generale, un altro aspetto positivo si rileva dal punto di vista del commercio mondiale, che nonostante, anche a fronte di un generale rallentamento, la performance delle vendite all'estero nel 2011 per l'Italia è stata ancora positiva, in linea con quella media dell'area euro,
e per la prima volta con questo risultato dall'introduzione della moneta unica. Quindi in questo contesto generale di crisi dell'economia e soprattutto alla tenuta della domanda estera netta e in generale alle esportazioni che si devono affidare gli elementi positivi di possibile rilancio.